Ci sono storie da raccontare, partite quasi da zero, ma che grazie alla passione per il lavoro riescono a raggiungere grandi traguardi. La famiglia d'Argenio lo sa bene e dopo il successo riscosso grazie ai due ristoranti di cucina giapponese di barletta, chiama sushi e che mare, ora arrivano anche ad Andria con l'inaugurazione del nuovo locale Calamare, sito in via Bovio, nel pieno centro andriese, un'attività guidata da Monica D'Argenio, 30 anni, laureata all'Accademia delle Belle Arti di Foggia e lei a tagliare il nastro alla presenza dei suoi cari nonché del sindaco di Andrea Giovanna Bruno e a presentarci la sua nuova avventura culinaria al servizio della città. Abbiamo voluto portare questa cucina fusion che spazia sia dalle poche hawaiane che è da panini di mare e uramaki fusion eh, proprio ad andrea dove manca questa realtà diciamo fusion appunto quindi questi piatti che non si trovano facilmente in un paese eh, di terra come andrea una cucina nuova che si sta affacciando da da circa un annetto in Italia, principalmente al nord, adesso invece sta arrivando anche da noi e quindi si sta sviluppando questa idea di cucina fast, eh, però che non riguardi solo l'ambito della carne, ma anche eh, l'ambito del pesce, con poche che si possono comporre da, direttamente dai clienti e panini di mare. Dunque, una novità per la città di Andria, Calamare è pronta a proporre prodotti di qualità e fantasiosi che vanno incontro alle esigenze attuali di una clientela sempre più in cerca di una cucina d'eccellenza, un'idea che sposa ogni necessità dei cittadini che si tratti di una cena o una sosta temporanea. Ci sarà sia la possibilità di accomodarsi uh, per uh, gustare altri piatti come carpacci o tartare uh, di pesce oppure uh, mangiare al volo, anche come uh, una pausa lavoro, appunto, quindi prendere un panino una poke e sia portarla a casa, quindi servizio takeaway, sia come domicilio, quindi ordinarla e riceverla a casa. Il nome Calamare non è scelto a caso. Cala uh, si avvicina al mare perché appunto richiama il mare anche perché è una parola hawaiana, quindi che ri richiama le poche. Uh, mare è appunto per dare subito l'idea del tipo di cucina che andremo a fare. Monica D'Argenio ha maturato esperienza lavorando negli altri due locali a conduzione familiare di Barletta, una maturità tale premiata da papà Raffaele che ha sostenuto Monica in ogni istante, incentivando questa nuova opportunità, una famiglia che per 40 anni ha militato nel settore calzaturiero. Anche Gianna D'Argenio sostiene sua sorella Monica, lei che è stata la prima ad avviare questo tipo di attività culinaria partendo da lontano. Siamo partiti da Tokyo, dal Giappone perché il nostro ristorante è un ristorante giapponese orientato al fusion, quindi eh, ci piace molto mescolare i, i prodotti del, tipici del territorio. E eh, produrre piatti giapponesi. Infatti, io ho conseguito un master in Giappone nel 2017, e poi, per una, una questione di, eh, di desiderio, di passione insomma, per questa cucina, eh, abbiamo aperto questo ristorante eh, nella nostra famiglia. Ed ora tocca a Monica tanti motivi per far visita a Calamare in via Bovio. Perché faremo sia piatti diciamo, tipici ma rivisitati, ma anche piatti nuovi come tacos, cannuoli che sono tipicamente piatti uh, della tradizione ma rivisitati appunto con ingredienti di mare freschi. In bocca al lupo a Monica, che in questi anni per me è stata fondamentale per la collaborazione che ha dato nel mio ristorante, sicuramente mi mancherà come presenza, però è giusto che faccia la sua strada.